In diretta da Palermo la dottoressa Angela Ganci, psicologa. Ciao Angela, benvenuta e ben ritrovata. Ben ritrovati a voi, grazie. Ciao, ciao, grazie a te. Allora, oggi l'ho già annunciato, si parla di caratteristiche della cyberdipendenza, soggetti a rischio, meccanismi di ricompensa cerebrale, trattamenti efficaci. Allora, Cinzia, già il titolo penso che a molti potrebbe interessare, visto che parliamo adesso Infatti. di, non solo di dipendenza, proprio di utilizzo di internet ormai è diventato regolare, di cui Ormai è la vita non si può fare quotidiana, è senza. la brava, è la vita quotidiana. Ok, pensare a un mondo senza internet, senza connessione, sembra lo Ma guarda, è spauracchio. successo Angela, no? Che per dei bug, delle cose così, in tutto il mondo non funzionava WhatsApp, non funzionava Instagram, tutti sclerati, tutti Panico. impazziti, tutti nel panico. Magari qualcuno scriveva anche, adesso sto con la mia famiglia. Vabbè, comunque andiamo avanti e parliamo di Finalmente. questa cosa molto, molto interessante. Ok. Perché come si parlava anche del narcisismo l'altra Sì. volta, andiamo sulle dipendenze, però sulle patologie. Quindi internet è fondamentale, è diventato importante, no, fondamentale importante per le comunicazioni. Ma quando se ne fa un uso non funzionale, quindi patologico, è quando ad esempio la persona passa più tempo delle ore, no? Della sua Sì. giornata su internet piuttosto che nella vita reale, preferendo ad esempio chattare nei social network piuttosto che incontrare in piazza, come si usa nei paesi, in città, il proprio amico, il proprio fidanzato, non so, o di uscire. Quindi ecco, il tempo di assorbimento della mente nelle realtà virtuali è maggiore ed è preferito, già campanelli d'allarme. Ma poi anche quando non hai la connessione, sempre anche quando non funziona la Non rete. funziona, non si può fare più nulla, non, non, Sì. nu nulla, nulla. È il soggetto dipendente, però, qual è la differenza di un soggetto normale? Entra in panico, ma in maniera eccessiva rispetto alla norma, non riesce neanche più a pensare, diventa tipo assolutamente in blackout, addirittura sintomi fisici, proprio come l'astinenza da droga. È proprio, gli scienziati hanno messo in evidenza che le stesse reazioni fisiche, quindi sempre tachicardia, sudorazione, attacchi di panico, perché a livello Ecco, diciamo cerebrale, come Angela che noi sì, non siamo tre. ancora a quei livelli, eh? E Diciamo. allora, gli psicologi e i neuroscienziati parlano, ecco, di stare molto attenti, nel senso di che anche una persona, tra virgolette, sulla base normale, insomma, se però aumenta l'ora di connessione e l'importanza che dà, siamo tutti un po' a rischio, ecco, diciamo. Esattamente i soggetti a rischio in assoluto sono i soggetti, le persone che sono un po' sul depresso, no? Sull'umore depresso, triste, che hanno una bassa autostima, che vogliono dei rinforzi sociali, tipo sei bravo, i like su Facebook di cui si parlava anche tempo fa. Però ecco, meglio limitare il tempo e fare attività alternative, quindi il rischio si dimezza e si annulla, diciamo, ecco, da questo punto di vista. Quindi tu parlavi di meccanismo cerebrale citato. Allora, succede nel cervello perché è così forte la presa che ha internet? Perché è come una droga vera e propria, cioè tu inserisci nel tuo circuito cerebrale dei rinforzi, like, appunto, le immagini, ti fa sentire bene e scarica adrenalina, no? Come se fossi, se ti prendessi un forte alcolico, stai bene, però ovviamente poi ne hai sempre più bisogno per autorinforzarti e rischi poi appunto di stare male quando stacchi la connessione. Certo. Quindi ecco, è una cosa sempre artificiale, dobbiamo dire a chi Ma ascolta. ecco, visto che ovviamente parliamo di quadrifoglio rosa, parliamo di prevenzione. Come si fa per prevenire questo male, tra virgolette? Qualcuno ha parlato di male necessario, virgolette, visto che appunto facilita la vita se si usa. Allora, io direi che piuttosto che prevenire, utilizzarlo in maniera consapevole. Nel senso che limitiamo l'uso a livello di 8 ore al giorno, magari meglio se per lavoro, e utilizzarlo poco per i social network, ecco. E attività alternative, quindi invece di parlare, per certo parliamo al telefono, come facciamo adesso, o magari fisicamente, se non abbiamo la Ma possibilità. anche i semplici auguri, magari farli di persone non su WhatsApp, perché poi alla fine si è Brava. dipendenti anche da questo, no? No, ma non solo c'è la cosa che tutti abbiamo sperimentato, che ci facciamo gli auguri tramite WhatsApp o tramite Facebook e poi non ce li facciamo nel mondo reale. No, ma Perché guarda non Angela, ti interrompo sì. perché proprio l'altro giorno ho trovato una persona, no? Dice, ma perché mi chiedono l'amicizia su Facebook? Mi parlano, mi incontrano per strada e non mi salutano. Cioè, boh, non lo so. Beh, vabbè, perché l'amicizia che è su Facebook, su internet, generalmente non li conosce nella vita reale delle persone, è perché appunto c'è questo meccanismo di rinforzo, è come se fossi una comunità virtuale in cui sei amico di tutti, tutti ti conoscono e ti senti un po' bene, tra virgolette, ma sempre in maniera fittizia.
E quindi ecco, usare internet per dare questo messaggio, non aboliamo internet perché è surreale e poi internet serve, ecco, per Certo. velocizzare, per comunicare, ma sapendo che è comunque una realtà fittizia, non è quella reale, e poi la vera, il benessere psicofisico deriva dal rapporto face to face, cioè dal rapporto con le persone in cui c'è tutto lo sguardo, c'è gli odori, i colori, le azioni delle persone, non soltanto un freddo, non diciamo come dire, schermo. Certo. Angela, abbiamo un convegno, se non erro, no? Ne vogliamo Abbiamo un parlare? convegno. Abbiamo un convegno. Quanti minuti abbiamo? Vabbè, ci sarebbe, lo so, qua da parlarne. Allora, quando abbiamo io come studio di psicoterapia sto organizzando un convegno, anche col Quadrifoglio Rosa che patrocina, tra l'altro. Sì. E si terrà il 7 settembre a Palermo, in una chiesa, la chiesa del Monte Chiavelli, in cui si parlerà di pedofilia, che mi occupa di maltrattamento. Allora, questo convegno intanto devo dire che è aperto sia a addetti ai lavori che ai semplici, insomma, interesse dell'argomento, ed è interdisciplinare. Cioè io tratterò prima la parte pedofilia per pedofilia, insomma, come meccanismi chiaramente di approccio al bambino, che l'abbiamo parlato anche in radio mia tempo fa. Sì. Come tecniche di adescamento, per poi arrivare a parlare di come la polizia postale, per esempio, può proteggere i minori, quali sono le leggi a difesa dei minori, e come si fa la prevenzione, per esempio, da un punto di vista di regole educative, dal punto di vista degli educatori, i familiari. Perché, ne parlavo prima, insomma, di proteggere i bambini e i pedofili in modo da non far arrivare l'incontro reale e provocare gli abusi sessuali. Ok, quindi ricordiamo questo convegno. Io però mi stanno arrivando delle domande, te le devo porre. Quindi, sì, ma chi lavora su internet, in qualche sì. modo, passa il suo tempo libero sul computer, mi dicono? E cioè chi usa internet, non ho capito la domanda, scusami, mi è arrivata. Ma allora, ma chi lavora su internet in qualche modo passa il suo tempo libero sul computer? Sì, chi lavora su nel senso che oltre al lavoro quello canonico ha anche momenti in cui per esempio si può divertire, comunque utilizzare internet anche per altri scopi che non sono quelli di lavoro, in questo senso. Sì, aspetta che mi arriva un'altra domanda. Perché anche non, perché, infatti, perché non l'ho capito in che senso dicevano. Sì. Non lo so, io te l'ho letta così come me l'hanno scritta. Sì. Il tempo stringe, c'è un'altra domanda. In che modo un genitore può aiutare un figlio totalmente preso da internet? Mm-hmm. Stiamo parlando di un ragazzo di meno di 15 anni per evitare complicazioni psicologiche più di quelle che ha. Allora, intanto sappiamo che ci sono anche a livello di filtri, diciamo, anche a livello informatico, proprio dei programmi che si possono inserire intanto per evitare l'accesso a quei siti che possono essere siti di violenza o siti pedopornografici, intanto quelli si installano grazie appunto a dei software particolari. Però sempre quella più alternativa significa o programmare, per esempio, magari più spesso, se un bambino è totalmente assorto, per esempio anche degli incontri con i compagni, degli incontri anche in famiglia, e soprattutto però programmabili, perché il bambino chiaramente dato ce ne sarà resistente, dirà sicuramente no, preferisco stare al computer. Quindi per esempio feste, cioè in tutti i modi di coinvolgerlo, magari nel momento in cui lui è meno assorto, quindi magari quando non sta giocando, però sono ovviamente anche tramite l'aiuto degli insegnanti, no? Magari altre attività che possono essere alternative, festicciole, anche che magari se è proprio una situazione grave, dipende anche dal livello di gravità, dall'assistenza specialistica. Angela, ti quindi, devo salutare, sono le 18. Ho risposto in maniera va bene, e infatti questi sono petali di medicina. 19:48. Io devo bene. Salutare Valeria Lomonaco da Sambuca, la quale saluta tutti i componenti del Quadrifoglio Rosa, in particolare il presidente dottor Giuseppe Imbornone. Angela, io ti saluto, ti auguro un buon tutto per tutte le tue cose che sono in programma e ci sentiamo presto. Ok. Ci aggiorniamo, alla prossima. Buona continuazione. Ciao anche a te, buon grazie. Ascolto. Ciao, ciao. Ciao.